Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, le carte di credito gratuite senza conto corrente. In questo video vi spiegherò cosa sono queste carte, come funzionano, quali sono i principali vantaggi e come scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Cosa sono le carte di credito gratuite senza conto corrente? Le carte di credito gratuite senza conto corrente sono soluzioni di pagamento che non richiedono l'apertura di un conto bancario tradizionale. Queste carte sono ideali per chi desidera avere accesso ai benefici di una carta di credito senza dover gestire un conto corrente associato. Le carte di credito gratuite non prevedono una quota annuale di mantenimento, rendendole un'opzione economica per molti consumatori. Sono emesse da istituti finanziari che offrono la possibilità di gestire le spese in modo flessibile e conveniente, senza costi aggiuntivi. Come funzionano le carte di credito gratuite senza conto corrente? Il funzionamento delle carte di credito gratuite senza conto corrente è molto semplice. Dopo aver richiesto la carta e averne ottenuto l'approvazione, riceverete una carta di credito fisica o virtuale che può essere utilizzata per effettuare acquisti e prelievi. La spesa effettuata viene addebitata sulla carta e deve essere rimborsata entro un determinato periodo di tempo, solitamente alla fine del mese. Alcune carte offrono anche la possibilità di rateizzare i pagamenti, permettendo di gestire meglio le spese più elevate. La gestione della carta può essere effettuata tramite un'app mobile o un portale online, dove è possibile controllare il saldo, visualizzare le transazioni e impostare avvisi per tenere sotto controllo le proprie spese. Vantaggi delle carte di credito gratuite senza conto corrente. Le carte di credito gratuite senza conto corrente offrono numerosi vantaggi. Innanzitutto, non ci sono costi di gestione annuali, il che le rende una scelta economica. Queste carte permettono di avere accesso al credito senza dover aprire un conto corrente, semplificando la gestione finanziaria per chi preferisce non avere un conto bancario tradizionale. Inoltre, molte carte offrono programmi di cashback, permettendo di guadagnare una percentuale sugli acquisti effettuati, o punti fedeltà che possono essere convertiti in premi o sconti. Alcune carte includono anche coperture assicurative, come l'assicurazione sugli acquisti e l'assicurazione di viaggio, senza costi aggiuntivi. Questi vantaggi rendono le carte di credito gratuite una soluzione flessibile e conveniente per gestire le proprie finanze. Come scegliere la migliore carta di credito gratuita senza conto corrente? Per scegliere la migliore carta di credito gratuita senza conto corrente, è importante considerare le proprie esigenze finanziarie e le caratteristiche delle diverse carte disponibili. Se fai molti acquisti, una carta con un buon programma di cashback potrebbe essere vantaggiosa. Se viaggi spesso, potresti preferire una carta con coperture assicurative estese e servizi di assistenza in viaggio. Controlla le condizioni economiche della carta, come il tasso di interesse e le eventuali commissioni su operazioni specifiche. Valuta anche le funzionalità aggiuntive offerte, come l'accesso a strumenti di gestione finanziaria online e app mobile. Confrontare le offerte delle diverse carte vi aiuterà a trovare quella più adatta alle vostre esigenze, permettendovi di ottenere il massimo dai vostri acquisti senza costi aggiuntivi. Conclusione. In conclusione, le carte di credito gratuite senza conto corrente sono strumenti versatili e convenienti che offrono numerosi vantaggi senza costi aggiuntivi. Sono ideali per chi cerca flessibilità nei pagamenti e servizi aggiuntivi senza dover aprire un conto bancario. Spero che questo video vi abbia aiutato a capire meglio come funzionano queste carte e i loro benefici. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Alla prossima!